perché non fornire un servizio ai nostri clienti sordi e assisterli nella vendita e quindi nell'acquisto in negozio. La mission Decathlon è realmente rendere accessibile lo sport a tutti e noi abbiamo pensato di renderlo accessibile non solo economicamente ma anche proprio a livello di comunicazione. È nato in locale, quindi in un negozio, e si è sviluppato tramite la volontà dei nostri colleghi in tutta Italia, quindi nei vari store sparsi per l'Italia. Vuole formare i collaboratori interni nella lingua dei segni in modo che siano pronti ad accogliere il cliente sordo che viene in negozio a fare acquisti. Quindi viene fatto un corso nei locali Decathlon da insegnanti sordi, quindi madrelingua LIS, di 30 ore, quindi un corso di sensibilizzazione alla lingua e alla comunità dei sordi. L'obiettivo del progetto è proprio quello di essere presenti sul territorio 100% dei negozi. Al momento abbiamo una trentina di negozi in tutta Italia formati. Un altro obiettivo del progetto ovviamente è l'integrazione di collaboratori sordi. Ne abbiamo già 7 in azienda. Porte all'entrata c'è il simbolo della LIS e sui nostri gilet uguale c'è il riconoscimento, così che il cliente possa identificarci nel minor tempo possibile. Così come una persona udente possa telefonare e avere assistenza telefonicamente, vogliamo renderla accessibile anche al cliente sordo, quindi tramite videochiamate e persone competenti e sulla conoscenza della lingua dei segni. Finalmente inizia a esserci un riconoscimento della lingua, non ufficiale da parte delle istituzioni, ma da parte della popolazione o comunque di chi è più a contatto con loro, e questo realmente li rende felici. Questo può rendere loro molto più fruibile l'acquisto o comunque anche la spiegazione di un prodotto tecnico che in un contesto diverso non avrebbe.